Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video. Questo sarà il video sui miei regali di compleanno. In ritardo perché il mio compleanno è stato il 20 di maggio e oggi è 9 settembre. E quindi, però, non so quando ve lo pubblicherò, quindi siamo benissimo, ancora più in ritardo, cara. E quindi passiamo appunto a mostrarvi i miei regali di compleanno, che non ci sono solo i regali, appunto, ma anche gli acquisti fatti grazie alle aziende, perché le aziende ci vogliono così tanto bene che ci fanno i regali, quindi perché non inserire anche loro, ringraziare anche loro. Parto subito però dai primi due regali che mi sono arrivati in ritardo, perché io non solo non ho avuto il tempo materiale per registrare, ma anche il fatto perché all'ultimo aspettavo che mi arrivassero quei due regali. Due dei regali, appunto, perché uno mi è arrivato ad esempio la settimana scorsa e parto proprio da lui, ed è questo qui, questo bicchierone stile bottiglia del latte che la mia amica ha preso in vacanza, oh, ha preso a Dublino, è stata lì per lavoro e mi ha detto te lo prendo da lì, regalo io, certo, e mi ha preso questo qui che sa che io dovrei bere acqua e quindi mi ha preso questa, che è una bottiglietta appunto per l'acqua che ha preso, indovinate un po', da Pennis. Se non sapete cos'è Pennis, è semplicemente Tiger, Primark, ho sbagliato, sì. È la terza volta che io provo a registrare questo video, tra parentesi, quindi sbaglierò qualcosa, mi sembrerà di dire le cose. Va bene, e quindi perché appunto in Irlanda si chiama Pennis e l'ha preso di là, preso, visto che comunque a parte quello facciamo la collezione appunto di tazze, lei si è un po' frenato, io invece continuo alla bellezza. Altro regalo è stato quello, l'avevo uscito, era rimasto fuori, che mi ha preso la mia amica, mi ha portato la mia amica da Milano. Però non l'ha preso da Milano, l'ha preso da Rese, anche se sta a Milano centrale. Un pensierino da Victoria's Secret. Cos'è? L'acqua profumata è buonissima, profumatissima. Si sente tantissimo. Così, addosso io non l'ho ancora provata, purtroppo. Non ho avuto ancora modo di provarla, però immagino che sarò tentata ad acquistare altre profumazioni. L'anno scorso, quando sono stata a Milano da Victoria's Secret in centro, viene il temporale. Chiudiamo. E praticamente c'era talmente tanta gente che non riuscivo più a respirare, sono uscita e non ho più avuto modo di ritornarci. Comunque ci voglio provare, magari andrò da Rese sicuro, perché non solo la mia amica, ma anche un'altra carissima amica Alice, a cui mando un bacione, mi ha detto ti porterò da Rese quando vieni su a Milano, quindi a Rese ti vedrò. Poi altro regalo è stato questo qui. È una giacca, questo qui, una giacca di jeans della Levi's vintage, che mi ha preso mio fratello. Lui si sta appassionando alle giacche di jeans e ne ha presa una anche per me. Io ne ho una di Terranova che non metto da un bel po' di tempo e una della Levi's che non metto quasi più perché l'avevo presa più grande per poter utilizzare con le felpe maglioni, però adesso mi sta malissimo quindi non la metto più, non mi ricordo più neanche dove ce l'ho. Lui si sta appassionando appunto alle giacche di jeans e questa me l'ha presa da Bidonville per le ragazze di Bari. Oh, comunque un negozio appunto vintage di Bari che rivende abbigliamento e accessori, anche se io l'ultima volta che ci sono stata aveva più abbigliamento maschile che femminile, aveva pochissimo, quindi non ho preso niente. Lui questa l'ha scelta lui e me l'ha presa lui. Poi altro regalo, i miei genitori invece mi hanno regalato i soldi che io ho speso soprattutto ai saldi. E però il giorno del mio compleanno, appunto il 20, sono stata a Bari e io mi sono data allo shopping anche quel giorno, però con i soldi dei miei ho preso un proiettile, sì, arriva il secondo proiettile. Ho preso questo rossetto, ve lo mostro subito, anche se forse avrete visto lo swatch già dalla mano più o meno, ma non lo avrete riconosciuto, tranne se avete occhio. Ed è questo qua. Chi è? Violetta. Eccolo qui. Lo rifaccio. Sta bellissimo. Questo rossetto io l'ho comprato appunto il 20 maggio.
Invece, da quando l'ho messo il 1° settembre. Tra l'altro, quel giorno mi sono vista con Valentina Ricci, un bacio di Valentina, e mi ha aiutato lì a scegliere il rossetto. Quindi, che poi il bello. Ero indecisa tra questo Rebel e che stava più. Stava qualche altro scuro che volevo prendere. Ho detto no, vabbè, dai, non prendo quello scuro. Poi me ne sono presi due o tre di rossetti scurissimi. Quindi, vabbè, lasciamo stare. Poi, cos'altro ho comprato? Allora, poi ho comprato, io un paio di occhiali da sole, ho preso questi qui da H&M. Io di solito una volta all'anno, ogni anno, ogni estate me ne compro un paio di occhiali da sole di questi generi, diciamo, da buttare, come dico io, nella borsa, ma questi comunque quest'anno li ho tenuti un po' più. Non mi viene il termine, comunque li mettevo nel portaocchiali, li utilizzavo più così perché ne tengo un altro che ho buttato, ma ancora si è salvato, non si è rotto. L'anno scorso uno che presi da terra nuova mi si ruppe, no, mi pare che mi cadde, mi fa niente. Poi, altro acquisto che ho fatto, questi, li avevo visti qualche tempo prima, mi erano piaciute, ho detto no, me li devo comprare, poi è arrivato il compleanno. Pare li avrò pagati sui 8-9 euro. Mi pare 7,99. Poi sono passata da Douglas, c'era questo set che ho acquistato ed è un set con la BB cream con SPF 35 e la crema notte che è ancora in scatolata. Io ce l'ho qui perché dovevo usare, ve la devo mostrare, a parte quello, a parte il fatto che non ho avuto modo proprio di usarla perché comunque col lavoro non ho usato niente sul viso, giusto qualche volta ho usato dei campioncini di fondotinta, ma perché mi serviva. Oppure ho un'altra BB cream con la quale mi ci trovo bene, anche se è un po' più scura della mia colorazione, però quest'estate diciamo che c'eravamo. E io, a parte il fatto che comunque la crema notte non è un passaggio che io faccio, però ho detto da quest'anno, da quest'inverno voglio iniziare ad utilizzare la crema notte, quindi ho preso questa e ho fatto la tessera. E mi hanno dato tra l'altro anche i campioncini del fondotinta 12 ore, 12 ore foundation, che sono tre colorazioni, dovrei provarlo, insomma, ma sta ancora così, chi l'ha avuto il tempo. Poi passiamo appunto alle aziende. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dai brochet. I brochet quest'anno regala la micro palettina. Micro, ve la faccio vedere subito. Eccola qua. Cioè praticamente più piccola di un'altra che vi mostrerò dopo ed è una palette con quattro ombretti senza specchio, quindi ve la posso far vedere tranquillamente. Questi qui sono quattro ombretti e questi sono due blush. Allora l'ho usata oggi assieme a un altro prodotto che vi mostrerò, ovvero la matita interna. Magari vi metto una foto giù nel box, nel post, giù nel box informazione ci sarà link al post del blog dove vi metterò le foto e quindi magari vi metto anche la foto del trucco. E questa è la matita che ho acquistato, questa qui che gli avevo fatto appunto qui lo swatch, non rifaccio, eccola qua, è la 03 verde di queste matite stilo waterproof, quindi no, comunque mi ci trovo abbastanza bene con questa. Questa mi pare la terza, no, è la seconda che ho acquistato, però ne ho acquistata poi un'altra blu, quindi ne ho tre perché ce l'ho blu. No, ce l'ho blu. Viola. Ricordavo di averne anche di qualche altro colore. Mi sto trovando bene con queste qui perché comunque colorano bene all'interno dell'occhio. Poi Sephora. Sephora invece regala la palettina bellissima con la scritta Happy Birthday qui sopra. E con la scritta, questa invece è con lo specchietto, e con la scritta, aspettate, ve la faccio vedere così, con la scritta, vedete, Happy Birthday anche sulle cialde. Sono stata contenta di questo di blush, perché c'è cioè il blush corallo che io non acquisterei mai, però sono comunque setosissimi, come. Si vedrà un cavolo, purtroppo non sono riuscita a farvelo oggi il video anche perché era buio, quindi avrei acceso la luce, ci sarebbero stati problemi di luce.
E adesso siamo a sera praticamente. La sto provando e mi sta piacendo. L'ho già aperta, l'ho già utilizzata parecchio. E mi sta piacendo. Tra l'altro, l'arancione non sono col. È pigmentata, ma non eccessivamente. Quindi si riesce a sfumare. Si riesce a modulare abbastanza bene. Mi sto trovando abbastanza bene con quella. Certo, non sono cialle di. Altamente pigmentate come può essere un blush di The Balm della linea Stain, cioè questo scordatevelo, però sicuramente un blush da tutti i giorni ottimo. Poi è che ho preso Sephora per il compleanno a fare regalo, però da il raddoppio dei punti non lo sconto, e io ho preso tra varie cose, non sapevo cosa prendere, non volevo spendere tanto, e ho preso il Wonderful Cushion, che è il rossetto che ho su oggi. Allora, questo è una tinta, un rossetto liquido, come lo chiamano? No, un rossetto matte lip cream, quindi un rossetto in crema matte. Allora, il problema di questo qual è? Purtroppo, vabbè, forse è per la colorazione, perché io ho preso quella più scura, che è la numero 6, mi pare. Dove sta scritto? Sì, 06 Wonderful Purple. Il colore è bellissimo, come vedete, a me piace tanto. Però purtroppo bisogna applicarlo bene col pennellino. Non so, forse con le colorazioni più chiare, magari anche se non è perfetto non si vede, però diciamo che è più comodo poi sistemare il tutto con un pennellino. Però dura. Dura, io poi comunque l'avevo messo oggi, però non l'avevo caricato parecchio, quindi da come sono le 9:10, io l'ho messo su verso le 5 e mezza più o meno. E quindi è vero che ho solo parlato, non ho solo, e bevuto l'acqua, non ho mangiato ancora, in effetti devo andare a cenare. E se no qui mi gioca il video, no, perché se non lo faccio adesso non lo faccio più. Poi un temporale, devo spiegare. E poi cos'altro? OVS invece per il compleanno, il giorno del compleanno c'è un 10% di sconto. Io anche no, è più conveniente quando mette il 20%. In effetti io ne avevo approfittato a inizio mese, avevo preso lo zainetto e la maglietta, ve li avevo mostrato agli acquisti di maggio. Mentre per quanto riguarda il compleanno, il 10%, ma noi ne approfittiamo, e il 10% è su tutto. Io cosa ho preso? Due pennelli di Essence. Ho preso quello da blush e questo per le polveri. Questo io l'ho utilizzato però anche per sfumare il blush. Anzi, io mi trovo bene questo per il blush e questo per sfumare quando sfumo la terra, quindi faccio così, oppure sì, li uso un po' e un po' insieme, insomma, li uso insieme, diciamo così. L'altro giorno sono passata, c'erano i saldi, però loro ci sono ancora, quindi non li hanno tolti, per fortuna. Se vi piacciono, sono morbidissimi, i pennelli di Essence li adoro, quindi ve li consiglio. Poi mi era arrivato anche un 15% da Kiko, però non sono riuscita da utilizzare, però solo sul sito, quello non sono riuscita a utilizzarlo, però ho utilizzato uno sconto. Pare fosse il 10, adesso non ricordo quanto fosse la percentuale, però Macchillalia mi ha mandato una percentuale di sconto e io ho preso due prodotti. Sono riuscita a farcela stavolta, sì, perché un'altra volta avevo sbagliato e quindi non avevo fatto l'ordine, e quindi stavolta ce l'ho fatta e ho finalmente preso. È un rossetto di Milani, ho preso il 64 Butt Orchid. Questo forse ve l'ho mostrato in un video di cui stavo sulle mie labbra, che però non vi ho ancora, a oggi, 9 settembre, non vi ho ancora pubblicato. Ed è favoloso. Cioè, io quando il giorno che l'ho provato la prima volta, l'ho provato qualche giorno dopo che mi è arrivato, sì, 4 giorni dopo che l'ho provato, l'ho ricevuto, l'ho provato. E io ho detto, io devo avere, cioè io mi sono innamorata di questo rossetto. Allora, è opaco ma non secca le labbra. Abbiamo detto tutto. Poi è bellissimo, colore è opaco ma luminoso, no, mi piace un sacco. Altro prodotto invece che ho preso,
ho preso solo due, è stato questo qui, che è il Velvet Matte Liquid Lipstick di LA Splash. Io ho preso uno della colorazione estiva, infatti questo è quello con i fiori, cioè il pack è bellissimo perché sembrano i fiori di ciliegio, bellissimo, ed è la colorazione Party Girl ed era della collezione limitata estiva. Infatti adesso ho visto le novità invernali, quindi ci sto facendo un pensierino, ed è questo qui. Allora, io la prima volta che l'ho utilizzato, questo qua, che è un quasi rosso fragola, la prima volta che l'ho utilizzato, forse ne avevo messo tanto, mi aveva seccato le labbra, non mi piaceva, c'era rimasta male. Però poi l'ho usato altre due volte, invece basta capirlo. In effetti mi era capitato anche su un gruppo di leggere che seccavano, che non si erano trovati bene, ma credo sia una questione di capire il prodotto. Poi Bottega Verde, quindi siamo alla fine, ce l'abbiamo fatta. Bottega Verde invece non mi ha mandato la cartolina per il regalo, come regalo di compleanno, ma per l'onomastico, che è il mio, il 13 di giugno, quindi qualche settimana dopo. E c'era il bagno doccia Giglio Dorato, questo qui, che ho provato e mi è piaciuto tantissimo. Io amo il Giglio Gelsomino, sono i fiori che amo più di tutti, ed è buonissimo. L'ho provato una volta sola e mi è durato tante ore, si sentiva proprio, in effetti non misi niente crema al corpo perché si sentiva tantissimo. E poi c'era un 50%, ho preso la mia crema per le gambe, linea fiori, che mi era finita, mi stava finendo, in effetti anche questa, cioè io questa è stata la crema che ho utilizzato quest'estate, perché stando in piedi tutto il giorno praticamente la mettevo tutti i giorni, solo un giorno non l'ho messa e mi facevano male le gambe, quindi consigliatissima. Io questa la consiglio, non so, penso che dovrebbe Bottega Verde, questo è uno dei prodotti proprio must, cioè uno dei prodotti migliori che abbia mai fatto, oltre ai rossetti liquidi che sono meravigliosi. Sì, ero indecisa se prendere un rossetto liquido o la crema, però mi serviva la crema ho dovuto prendere questo. I regali sono finiti, ce l'abbiamo fatta, sì. Avevo il campioncino, vabbè, il campioncino che mi ha dato a macchillare è stato questo qui, la crema notte. Meglio così. Proveremo un'altra crema notte. No, mi ricordavo che era occhi, perché con quella occhi avevo provato una olive e non mi era piaciuta. Niente, è finito il video. Piano piano riuscirò a... il problema è trovare il tempo, incastrare un po' di cose e quindi registrare un po' di video, anche perché anche la rubrica cosa sulle mie labbra la voglio un po' aggiustare. Prodotti finiti da registrare ne ho tanti, niente. Se avete qualche consiglio, qualche idea, se avete richieste, scrivetemelo qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Un'altra cosa, non ve l'ho detto ancora, perché sì, l'ho fatto qualche giorno fa, quindi è il primo video che faccio. Sono su Snapchat, vi lascio sotto comunque tutti i link a tutti i social. Ciao!